Allora Lorenzo, oggi è venerdì, c'è l'ultima puntata dedicata a questo coro di San Salvo che ci ha fatto compagnia per tutta la Sì. settimana. È stato un coro importante perché ha un grande lavoro anche dal punto di vista del sociale, come ci hai già raccontato. E allora andiamoci subito a guardare l'ultima puntata. Amiche ed amici di Rete 8, eccoci tornati a San Salvo, qui in sala sul palco. Perché sul palco? Perché abbiamo con noi Angelo Manes che
tecnicamente lo possiamo dire senza timore di smentita, è quello che tecnicamente appunto è più preparato. Ho detto nell'intervista di ieri, vorrebbe rubare il posto ai nostri cameraman. No, non si è mai detto questo. Lo dico io. Io lo faccio per hobby, l'ho sempre fatto da anni. Essendo stato in Svizzera ho fatto un corso di fotografia e dopo mi è sempre piaciuto. Tornando qua poi ho cominciato anche con la telecamera. Ah, quindi si occupa della parte tecnica, delle immagini, delle foto, dei video, sì, però, fa anche montaggi? Montaggi no. Però, non ci sono voluto mai andare su questo però, Angelo, campo qua. Provaci, perché potrebbe essere un'esperienza davvero, davvero unica. Nel mezzo, anzi, sì. Non nel mezzo, sì, sì. In primo piano, diciamo così come prima battuta, però c'è la passione per il canto. Sì, anche questo. Ma veramente mi ci ha trascinato un po' la mia presidente, moglie, perché, e anche mia moglie, ecco, tutte e perché due. Perché Angelo è il marito della presidente Raspa. Ecco. O rimani, ho detto, a casa, ho da detto, solo, ho o detto, vieni con me e canti. No, ma io li ho sempre seguiti, dove andavano, da qualsiasi parte che sono andati li seguivo sempre, anche perché, ripeto, facevo queste riprese, mi piacevano a me, dopo li condividevo col gruppo che ognuno se lo poteva rivedere, mai avuto quel, diciamo, mai voluto, che devo dire, per lucro, perché assolutamente, cioè, ecco, è una passione, un hobby. È un hobby che anche mi piace. Ho sentito che siete tutti volontari in tutto e per tutto. È così, ecco. Questo sì. Poi se c'è da dare una mano in qualsiasi modo, non solo qui, anche altrove, anche al centro diurno. Ecco, per il bene della comunità, sì. Insomma, in qualsiasi situazione, in qualsiasi evento. Anche lì mi hanno coinvolto, faccio parte del direttivo, però non ha niente a che fare. Visto che tecnicamente ne capisci, ti chiedo la tua voce. Dai un voto alla tua voce. Non so se la maestra Miscia ti ha mai non espresso. Lo so, no? Non lo so, io posso dare, però, posso darmi un 5, perché non è che... 5 è un po' poco, Va bene, però io non mi posso giudicare. Allora, diamoci la sono sufficienza. Sono gli altri che spero che riesco a dare un mio apporto a questo coro, e già sono contento di questo. Però, e poi chiudiamo, se
la presidente, cioè se tua moglie ti porta ancora in sala prove, chiamiamole così, vuol dire che bene o male i frutti li porti a casa, altrimenti con una scusa ti direbbe: senti, c'è la lavatrice o la lavastoviglie da fare, rimani a casa così io vado a provare. Cioè, vuol dire che... Sì, penso proprio di sì. Ecco, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie, grazie ad Angelo Manes. Abbiamo voluto chiudere con lui questa settimana bellissima trascorsa a San Salvo con l'associazione corale San Salvo in canto. Siamo all'interno di una sala meravigliosa che proprio a livello tecnico ci ha garantito il massimo della qualità sotto l'aspetto delle registrazioni video e soprattutto dell'audio. Allora fatevi ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di San Salvo e Nicoletta Di Pinto, la bibliotecaria proprio di questa struttura, che ci ha aperto le porte e che purtroppo tra qualche istante le chiuderà definitivamente, almeno per noi, ma non per Angelo Manes e i suoi amici. L'ultimo grazie va a voi che ci avete seguito. Avrei chiuso la parentesi, un abbraccio grande a Mario Giacchetta alle telecamere, a Nico Centurame e a Maurizio Miglione, che in questa settimana ha dato forfè, ma tornerà più vivo e pronto che mai e in forma che mai per registrare il prossimo tour di pomeriggio dedicato ai cori. Ciao Angelo, grazie. Ciao. Ancora, buona serata.